Negli esercizi sull'irraggiamento, cioè sull'intensità luminosa delle onde elettromagnetiche, si utilizzano molto spesso queste due formule, in cui l'intensità luminosa viene espressa attraverso la densità di energia del campo elettromagnetico, oppure attraverso l'ampiezza d'oscillazione E0 del campo elettrico. Per non impararle a memoria e basta, vediamo come si ricavano. Si parte sempre dalla definizione di intensità luminosa come la potenza che attraversa istantaneamente una superficie sferica di raggio R centrata intorno alla sorgente, immaginata sempre per semplicità come sorgente puntiforme, diciamo una piccola antenna che emette onde elettromagnetiche in una configurazione a simmetria sferica. Questa potenza istantanea è la quantità di energia, qui indicata con E, che ogni secondo attraversa questa superficie, muovendosi alla velocità della luce indicata da queste frecce. Più precisamente si considera un brevissimo infinitesimo intervallo di tempo dt e si esprime quanta energia infinitesima dE attraversa in quel brevissimo intervallo di tempo la superficie sferica. Questa è la quantità di energia che un attimo prima sta prima della superficie sferica, che è questa, e un dt dopo ha attraversato la superficie sferica. Si tratta di un guscio sferico di spessore dr pari allo spazio percorso dall'onda elettromagnetica nel tempo dt viaggiando alla velocità della luce c. Quindi dr è c dt. Quindi all'inizio di questo brevissimo intervallo di tempo dt, qui c'è tutta un'energia concentrata in questo guscio che si trova prima della superficie sferica e nel corso di questo dt, questa energia percorre lo spazio vdt, cioè cdt, e attraversa la superficie sferica. Quindi è la quantità di energia che attraversa la superficie sferica in un tempo dt. Questa quantità di energia infinitesima, dE, che sarebbe stato forse più opportuno chiamare dU per non confonderla con il campo elettrico, è data dalla densità di energia spaziale per il volume infinitesimo di questo guscio sferico, che si calcola moltiplicando la superficie sferica per lo spessore del guscio che abbiamo detto è c dT. Quindi la quantità infinitesima di energia contenuta in questo guscio è la densità U per l'area della sfera per c dT. Andando a sostituire questa espressione al posto di dE, otteniamo la prima formula, cioè U per c. L'intensità luminosa è il prodotto della densità di energia contenuta in questo guscio per la velocità della luce alla quale si muove questa densità di energia. Quindi è praticamente un flusso di energia, un flusso di densità di energia che si sposta a velocità c. Per dimostrare la seconda formula, dobbiamo esprimere la densità di energia elettromagnetica, che è la somma dell'energia dislocata dal campo elettrico più quella dislocata dal campo magnetico. Se il campo elettromagnetico fosse un campo statico, anziché oscillante in modo sinusoidale o cosinusoidale, allora la densità di energia elettrica, elettrostatica possiamo dire, sarebbe un mezzo epsilon 0 per il campo elettrico al quadrato e la densità di energia del campo magnetico statico sarebbe 1 diviso 2m0 per il campo B, induzione magnetica, al quadrato. Però questo campo elettrico e magnetico oscilla con ampiezza E con 0 e B0 e anche il suo valore al quadrato, che è quello che ci serve per calcolare la densità di energia elettrica e la densità di energia magnetica, oscilla anche il valore al quadrato di questi campi. E alla seconda, B alla seconda. Quindi, qua abbiamo una densità di energia elettrica e magnetica che è oscillante, e come questa curva, di colore rosso, qua dentro. E quindi non è un valore costante, è un valore rapidamente oscillante, perciò, possiamo prendere il valore medio, calcolato su un periodo. O più logicamente su molti periodi di oscillazione. Quando abbiamo una grandezza oscillante come un coseno o un seno, qui sarebbe stato meglio scrivere tutte e due coseno o tutte e due seno, allora possiamo immaginare
che quella grandezza oscillante, qui il campo elettrico e il campo induzione magnetica, si comportano come se fossero costanti, quindi dei campi elettrostatici e magnetostatici. Di valore costante dato dal valore efficace, cioè la massima ampiezza diviso radice di 2. Valori costanti che sono rappresentati da questa linea verde, valori efficaci, che valgono circa il 71% dell'ampiezza E0 e B0, perché il 71% è praticamente 1 su radice di 2. Inoltre, quando andiamo a calcolare il quadrato di questi campi statici, di questi campi costanti, vediamo che si comportano come i loro quadrati, come la metà dei valori massimi, quindi E0 al quadrato diviso 2 e B0 al quadrato diviso 2, come è scritto qui. I valori efficaci elevati al quadrato sono la metà dei valori massimi oscillanti, quindi la metà di questo. Dunque, riassumendo fin qui, per calcolare la densità di energia dislocata dallo spazio, nello spazio dal campo elettrico e anche dal campo magnetico, immaginiamo i campi elettromagnetici non più oscillanti ma come statici, con un valore efficace che è circa il 71% dei valori massimi, e allora il quadrato di questi campi elettrici e magnetici statici diventa la metà del quadrato massimo, un mezzo E0 quadrato, un mezzo B0 quadrato. Di conseguenza, l'energia media dislocata nello spazio dall'onda elettromagnetica è la somma di questo termine più quest'altro, ma questi due termini si dimostra che sono uguali. Questo perché il campo elettrico è zero, la sua ampiezza è proporzionale a quella del campo induzione magnetica B0 attraverso la velocità della luce, cioè E0 uguale C per B0. Quindi, sostituendo E0 uguale CB0 si dimostra che queste due quantità sono uguali. Quindi la densità di energia elettromagnetica, anziché sommare quella elettrica e quella magnetica, si può semplicemente raddoppiare una delle due, raddoppiare quella elettrica. Quindi raddoppiamo questo valore e otteniamo un mezzo epsilon 0 e 0 quadrato. E 0 è l'ampiezza di oscillazione del campo elettrico, questo valore qua. Andiamo a sostituire questa densità di energia elettromagnetica al posto di U, il valor medio, e quindi otteniamo la seconda formula, un mezzo C epsilon 0 e 0 quadrato, che è appunto questa. Tornando per un attimo alla prima formula, per brevità si scrivono le grandezze come se fossero istantanee, quindi I, U e di nuovo I, mentre in realtà bisogna immaginare i valori medi di queste grandezze, che in realtà sono dipendenti dal tempo e rapidamente oscillanti. Infatti, sia l'intensità luminosa che la densità di energia sono rapidamente oscillanti come questa linea rossa, essendo in pratica i quadrati del campo elettromagnetico. Vengono quindi immaginate queste grandezze, I e U, come se fossero costanti e di valore pari al loro valor medio, mediato su molti periodi o anche su un periodo solo.